Prozia Antonia Bolognesi è stata fidanzata quando De Chirico era a Ferrara, coscritto come militare, tra il 15 e il 18. Poi lui andò a Roma sempre per motivi di impegni militari e proseguì il fidanzamento diretto, diciamo, proseguì con un carteggio di 110 lettere che io ho ben studiato e che quindi ho sfruttato in parte per narrare la storia d'amore e per appunto mettere i riflettori su alcuni punti molto importanti a mio avviso, che sono l'ambiente del momento, i rapporti con le personalità e altre cose che bisogna leggere il libro per conoscere bene. Gli scopi miei erano tre: onorare mia zia Antonia, perché non ambiva a restare sola, invece fu come Alceste fedele fino alla morte a De Chirico, lo cercò anche per tutta la vita, una cosa penosa e bellissima nello stesso tempo. Due, consegnare agli studiosi questo materiale immenso che ho avuto l'onore di avere nelle mie mani ad esclusivo uso e consumo, in un certo senso, grazie alla generosità di alcuni parenti che ne sono i proprietari, me l'hanno affidata con fiducia. E terza cosa, onorare la città di Ferrara, perché tutta la produzione metafisica di De Chirico è avvenuta a Ferrara durante il fidanzamento con mia zia, e lui non fa mistero che questo fidanzamento l'abbia influenzato grandemente. Pensiamo alle muse inquietanti, che in un primo momento si intitolavano le vergini inquietanti, mi viene in mente mia zia e il rapporto. Si vede il castello di Ferrara e mia zia ha lavorato tutta la vita come impiegata della provincia nel castello. Ci sono tante cose, tanti elementi. Ferrara a questo proposito ricorderà con una grandissima mostra nei prossimi mesi il pittore De Chirico. Quella che vediamo qua in questa immagine è Alceste, quindi... È naturalmente Alceste, sì, che anche poi è stata oggetto di un piccolo mistero, perché nelle lettere il De Chirico, che ha paura di allontanarsi dal quadro che verrà venduto in una mostra del 1920, unico, De Chirico dice, parla di un gemello, di una copia, non si capisce. Io ho voluto consegnare agli studiosi questo mistero: c'è la copia o non c'è la copia? La copia non c'è, ma c'è questo quadro che chiaramente è stato fatto in onore di Antonia, perché De Chirico ha fatto due quadri simili con un riquadro di prospettiva simile, e questo per un pittore è il più grande onore che si possa fare alla propria donna. Per vincere questo premio qua ho realizzato questa opera, che è un quadro, e su una tela di lino non lavorata, quindi senza nessun tipo di preparazione, quindi mantiene il suo colore beige naturale. E sono intervenuta sopra con dell'acrilico bianco a grandi campiture, facendo questa sorta di forme geometriche che sembrano anche quasi una tavola, no? Apparecchiata, insomma, uno ci può vedere un sacco di cose, e con della graffite che io vado a far vibrare attraverso l'inclinazione del polso e attraverso la grassezza della stessa graffite. Quindi poi, sovrapponendo altro acrilico, altra acqua, altro colore, viene fuori questo cromatismo che mantengo sul grigio e si mischia molto bene comunque con la tela sotto. E il mio è un lavoro proprio di più vado avanti, più evolve, e quindi proprio di mi metto lì, lo faccio, puramente proprio progettuale. Cioè, la sua poetica è proprio quella dell'abitudinario, dello stare lì, del lavorare. Io ho fatto il liceo artistico e poi ho continuato sulla stessa strada, quindi ho fatto poi l'Accademia di Belle Arti sempre a Torino, la città in cui vivo, e mi sono laureata al triennio, e adesso a marzo, se tutto va bene, devo passare due esami, faccio poi il biennio. Questa serie qua è fatta appunto da acrilico e grafite, e mi interessa molto però
per questo momento qui continuare a proseguire su questo, quindi riportare un po' anche con l'uso proprio della matita classica il disegno sulla tele, quindi far diventare un po' il disegno il quadro, per quanto possano essere comunque simili, non sono proprio mai la stessa cosa, quindi cerco di amalgamarli il più possibile, tirando appunto poi la tela su un telaio e non... I have a dream. One day, this nation will rise up.